Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Ancora una volta buongiorno e ben sintonizzati per assistere ad una ennesima puntata dedicata all'oroscopo. All'oroscopo quotidiano curato dal nostro amico Azus. Buongiorno Azus. Le stelle di Azus, prodotto da Cartomanti Europei. Subito vi dico www.cartomantieuropei.com, sito internet molto ben fatto che vi permette di capire da subito, già dal primo impatto, di cosa stiamo parlando. Beh, qualche anticipazione velocissima e volante ve la do io. Cartomanti Europei, grande organizzazione per tutto ciò che ruota attorno all'arte della divinazione, grandissimo centro per quanto riguarda la cartomanzia telefonica, per quanto riguarda l'astrologia telefonica, la numerologia telefonica. 0773493505 per chiedere ulteriori informazioni, o se no, come già detto, www.cartomantieuropei.com. c'è una terza chance, rimanete alla visione di questo programma televisivo, perché più avanti parleremo meglio di questo grande prodotto. Partiamo dal segno zodiacale dell'Ariete. Sì, partiamo dall'Ariete per questa giornata, ancora una giornata che inizierà, diciamo, con qualche difficoltà dovuta anche alla stanchezza che voi vi portate appresso in questo periodo, perché avete dato molto sul lavoro anche nel corso della primavera e adesso un po' state pagando, no, le conseguenze di questa vita vissuta a velocità davvero pazzesca in questi ultimi mesi, a causa anche del transito di Marte nel segno del Sagittario fino a qualche settimana fa, che ha dato un'accelerata improvvisa a certi vostri progetti. Avete dovuto buttarvi anima e corpo sul lavoro, ma non solo il lavoro, anche la vita sentimentale è stata piuttosto impegnativa. Adesso siete stanchi, avete bisogno di recuperare, avete bisogno di prendervi anche più cura del vostro fisico, della vostra persona. Fatelo in queste giornate e soprattutto nel corso della serata, quando poi ci sarà una luna molto bella in transito nel segno dell'Acquario, che chiede una maggiore attenzione verso i rapporti personali, le amicizie, il partner. Ecco, magari mettete da parte per un attimo tutti gli appuntamenti che avete sulla vostra agenda, se è possibile rimandateli e dedicatevi invece ai rapporti umani, che sono quelli che possono darvi tanto in questo periodo e soprattutto in questa giornata, devo dire. Andiamo al segno del Toro. Per voi amici del Toro, ancora una luna bella, intraprendente, portatrice di novità e di notizie che possono arrivare anche da lontano nella prima parte della giornata. Quindi datevi da fare. Questo momento in cui Mercurio vi permette di incassare, vi permette di guadagnare, vi permette anche di mettere nero su bianco rispetto ad una compravendita. Questo è un periodo ideale per chi deve vendere un immobile, per esempio. E questa luna può portare delle novità interessanti proprio sotto questo punto di vista. Poi però nel corso della giornata la luna diventa più pesante per quanto vi riguarda e quindi voi accuserete anche un po' il colpo, dobbiamo dire, nel senso che preferirete magari starvene per i fatti vostri nel corso della serata e dedicarvi agli affetti familiari, che sono la cosa a cui voi tenete di più. Andiamo al segno dei gemelli. Per voi amici gemellini, beh, è questa luna che nel pomeriggio, nella serata, passerà nel segno dell'Acquario, una luna intensa. È una luna che porta anche un certo entusiasmo per quanto vi riguarda, soprattutto per ciò che concerne i sentimenti, l'amore, il rapporto con il partner. Diciamo che il transito di Venere nel vostro segno, era in casa vostra fino a qualche giorno fa, ha portato sicuramente delle novità a livello affettivo. Ecco, questa luna magari vi chiede di organizzarvi al meglio per beneficiare della vicinanza di una persona. Quindi dedicatevi all'amore, dedicatevi ai vostri affetti, dedicatevi al partner, ma devo dire che questa è una luna che parla anche di affari vantaggiosi. Ricordo che c'è sempre Mercurio nel vostro segno e Mercurio è sempre portatore di bellissime novità e anche di incassi extra. Andiamo al segno del Cancro. Per voi amici del Cancro, è una luna ancora opposta a quella che transita in Capricorno nel corso della mattinata, quindi mattinata un po' in salita, con degli screzi anche con le persone che vi circondano, con i vostri colleghi di lavoro. Poi le cose pian pianino miglioreranno, ma la luna nel segno dell'Acquario non è il top per voi. Ecco, è una luna
anche che vi fa diventare un po' più gelosi, un po' più possessivi nei confronti del partner, un po' più apprensivi nei confronti delle persone care, dei vostri figli, però è certo una luna che riesce a dare grande qualità ai rapporti personali e sentimentali, quindi una bella serata appassionata, proprio quello che ci vuole. Bene, vi parliamo di Cartomanti Europei. Cartomanti Europei, che è l'organizzazione che innanzitutto produce questo programma televisivo, come poi molti altri che vanno in onda su questo canale TV. Prima cosa, ma Cartomanti Europei è una grande organizzazione che cura un po' tutti gli aspetti che ruotano intorno all'arte della divinazione, quindi cartomanzia, astrologia, numerologia e quant'altro. Andate su cartomantieuropei.com e vi rendete meglio conto di cosa sto parlando. Quello che volevo sottolineare è questo, un aspetto importante, l'aspetto professionale, passionale, l'aspetto etico delle persone che collaborano all'interno di Cartomanti Europei, tra i cartomanti più bravi, più importanti e più scelti, perché non è che uno si alza una mattina e decide oggi voglio iniziare a lavorare da Cartomanti Europei, purtroppo no. Ecco, lo dico per chi avesse magari questa idea. C'è una selezione importante per testare, appunto, innanzitutto la preparazione, ma per testare anche sotto quale aspetto etico e professionale un operatore si accinge a questo genere di attività, per dare garanzie intrinseche, garanzie che ovviamente non sono scritte da nessuna parte, ma che sono scritte nel cuore e nella testa di chi governa questa grande organizzazione. L'etica impone a tutti gli operatori di cartomanti europei, siano loro cartomanti, astrologi, numerologi, eccetera, di lasciare sempre nelle vostre mani il libero arbitrio. Okay? La scelta finale deve essere sempre la vostra. Ecco perché probabilmente c'è questo grande successo. Insomma, Cartomanti Europei, detto così per inciso, si preoccupa ogni giorno che i fatti di cronaca risalenti a qualche decennio fa, dove c'era questo ambiente molto urlato, basato un po' su quello che noi a Roma chiamiamo la casa del cazzaro, no? Ecco, sia assolutamente un brutto vecchio ricordo. Detto questo, andiamo avanti con l'oroscopo, andiamo avanti con la seconda parte, ripartendo dal segno, chiedo scusa, dal segno zodiacale del Leone. Sì, Leone, che certamente sta vivendo un periodo un po' di, diciamo, maggiore difficoltà, no? Nell'ottenere anche dei risultati, soprattutto a livello personale, affettivo, familiare, problemi in casa che non riuscite a risolvere, oppure magari chiamate la persona sbagliata per risolvere determinate questioni. Un po' meglio sul lavoro, devo dire, dove c'è questo Mercurio che attraverso i suggerimenti degli altri riesce sempre ad indicarvi la strada giusta. Però ecco, questo è un periodo, amici del Leone, in cui voi dovete fare anche un po' esercizio di umiltà. Che cosa significa? Significa che magari dovete affidarvi anche alle persone che vi stanno vicine, le persone che stimate, le persone a cui volete bene, che vi vogliono bene, che già hanno dimostrato di essere delle persone affidabili. Ecco, state a sentire i consigli che vi vengono dati, i suggerimenti sono preziosi in questo periodo, perché è proprio la vicinanza degli altri ad essere la vostra arma vincente. Chi invece desidera fare di testa sua, solo ed esclusivamente di testa sua, può andare incontro a delle delusioni in questo periodo. E poi l'amore, attenzione amici del Leone, perché questa luna opposta nel segno dell'acquario, soprattutto in serata, è una luna che mette sotto pressione i rapporti sentimentali, specialmente se voi sarete, come dire, irremovibili sulle vostre posizioni, sulle vostre idee e sui vostri principi. Ci vuole un po' più di adattabilità, di malleabilità, e lasciatemelo dire, ci vuole anche un po' più di altruismo. Andiamo al segno della Vergine. Per voi amici della Vergine è una luna ancora molto positiva quella della mattinata, una luna fortunata che vi mette in contatto con le persone giuste per risolvere questioni anche legali, burocratiche, quelle antipatiche, no? Con gli uffici pubblici, le banche, eccetera. Ed è una luna che parla anche di rapporti sentimentali, parla di amore, parla di nuovi incontri per le persone sole,
E possono essere degli incontri che poi, quando noi parliamo di incontri, possono essere incontri che possono sfociare in un semplice appuntamento, in un caffè, in un aperitivo, in una nuova amicizia, oppure in un'avventura o addirittura in una storia d'amore. L'importante è però incontrare, conoscersi, avere la possibilità, no, di ampliare anche la sfera delle conoscenze e dei rapporti. La luna poi in serata passerà nel segno dell'acquario, è una luna un po' più, come dire, statica quella nel segno dell'acquario, però voi nella normale routine vi trovate sempre estremamente a vostro agio, perché è rassicurante. Andiamo al segno della bilancia, luna che diventa magnifica nel corso della serata, però ancora in mattinata sarete un po', come dire, affaticati, affannati anche alla ricerca di soluzioni che riguardano il vostro lavoro, perché questo è un periodo in cui voi state ricevendo anche delle proposte, amici della bilancia, grazie a questo Mercurio nel segno dei Gemelli. Però si sa, voi siete sempre indecisi, quindi dare una risposta diventa un grosso problema. In serata la luna, già nel pomeriggio, la luna nel segno dell'acquario vi rende anche un po' più intraprendenti e coraggiosi. Ecco, questo è un periodo in cui il coraggio dovrebbe far parte del vostro bagaglio di qualità. Certo, qualcuno diceva, il Manzoni, che se il coraggio non ce l'abbiamo non ce lo possiamo dare, però cercate di fare di tutto e tirare per tirare fuori il meglio di voi stessi. Un pizzico più di intraprendenza ci vuole in questo momento, e anche in amore con il partner dovete far valere quelle che sono le vostre ragioni. Andiamo al segno dello Scorpione. Per voi, cari scorpioni all'ascolto, questo è un momento che sta per diventare magico, oserei dire, soprattutto per l'amore, le avventure, per le nuove conoscenze, per il flirt. Certo, la luna della serata non è una luna ideale per quanto vi riguarda, ma mette sotto pressione proprio i rapporti tra le pareti domestiche, quindi il rapporto coniugale, le lunghe convivenze, che possono vivere dei momenti anche di tensione. Per gli altri, chi è libero, ancora una volta Venere, Sole e Marte vi daranno delle chance straordinarie. Attenti solo al lavoro, amici dello Scorpione, perché in questo momento rischiate di andare in confusione. Bene, prima sono andato un po' lungo, mi dispiace, vado a scapito di Azus che ricomincia a parlare subito, ma lasciatemi almeno ricordare i contatti per entrare in contatto appunto con Cartomanti Europei. 0773493505, vi risponde uno staff esperto di centralinisti che da subito vi metterà in contatto con la persona più adatta alla vostra esigenza, che sia un cartomante, che sia un astrologo, un numerologo. www.cartomantieuropei.com invece, se avete la possibilità di usufruire su internet anche dal vostro telefonino o dal vostro tablet, e nel caso vogliate fare un po' tutto quanto da voi, la possibilità di entrare in contatto col vostro cartomante preferito, ad esempio già direttamente da internet. Andiamo avanti. Così, e per voi amici del Sagittario, questa sarà una stagione anche ricca di avvenimenti, anche ricca di soddisfazioni, però per il momento dovete ancora parare i colpi che stanno arrivando a causa anche di questo Marte, che vi rende più deboli, più attaccabili, perché vi mancano delle sicurezze, vi mancano delle certezze e soprattutto quell'ottimismo incrollabile che è sempre stata la vostra arma vincente. Mercurio in opposizione dal segno dei Gemelli vi rende anche confusionari nell'organizzazione delle vostre giornate, nel mettere in pratica le vostre idee. Per fortuna in serata arriva una bella luna, è una luna che parla di comunicazione, che parla di notizie, che parla di amicizie, ed è una luna che vi invita anche a vivere in maniera un po' più leggera, superficiale. Ogni tanto un pizzico di superficialità nella vita ci vuole, perché non possiamo sempre ingigantire i problemi, bisogna saperli anche drammatizzare. E questa luna ve ne dà l'opportunità. Andiamo al segno del Capricorno. Per voi amici del Capricorno è una luna ancora molto utile, quella della mattinata, perché transita ancora lì in casa vostra, nel vostro segno. È una luna che vi rende certamente simpatici, disponibili nei confronti degli altri e cordiali. Ecco, questa cordialità che ogni tanto vi difetta, ma che vi permette di attirare delle simpatie, persone che offriranno il loro appoggio in una nuova esperienza professionale, ad esempio, oppure nella vita
di tutti i giorni, nella vita quotidiana, no? Nei vostri impegni lavorativi, troverete sempre qualcuno disposto a darvi una mano. La luna, che nella seconda parte della giornata passa in acquario, è una luna che richiede attenzioni per le questioni pratiche, ecco, per il lavoro anche manuale. Magari c'è qualche intervento da fare o in ufficio o in casa e che richiede un pizzico in più di fatica da parte vostra. Andiamo al segno dell'acquario. Beh, una luna che entra nel vostro segno nella seconda parte della giornata e va a migliorare nettamente la situazione, specie nei sentimenti, nel rapporto con il partner. Un rapporto con il partner che ultimamente è diventato forse un po' troppo ripetitivo, stancante, vi state annoiando. Sappiamo che voi, amici dell'acquario, siete delle persone alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo, qualcosa di originale, siete sempre proiettati verso il futuro. E quando invece notate che le cose si fermano, che diventano ripetitive, beh, andate in tilt. Questa luna però è una luna che vi permette di ritrovare entusiasmo in una storia d'amore che magari può essere iniziata nell'ultimo mese, ultimo mese e mezzo, e che può dare qualche segnale, qualche piccolo segnale di stanchezza. Andiamo al segno invece dei pesci. Per voi amici dei pesci questa è una bella luna, transita in un settore del cielo piuttosto complicato nel corso del pomeriggio e della sera, che è l'acquario. Però quello è un settore che ha a che fare, per quanto vi riguarda, anche con la fantasia, con il romanticismo, con la voglia di sognare. E in effetti in questo momento voi amici dei pesci avete la possibilità di coltivare un sogno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e l'amore. Quindi una bellissima serata, molto romantica per quanto vi riguarda. Attenzione però a non farvi prendere troppo la mano, perché sul lavoro invece questo Mercurio in quadratura richiede grande attenzione anche ai minimi dettagli. Con quanta passione, io ogni volta rimango ammirato. Grande Azus, astrologo di riferimento di cartomanti europei. cartomantieuropei.com, il sito internet, 0773493505 invece il contatto telefonico diretto per entrare in contatto con una tra le più grandi organizzazioni dedicate alla cartomanzia telefonica, all'astrologia, alla numerologia in Italia. E non solo in Italia, sono tante le chiamate che ad esempio arrivano anche dall'estero. È tutto per questa puntata, noi ci ritroviamo domani sempre con un altro appuntamento delle stelle di Azus. La linea può tornare al canale, a presto.